Ezio Decaria, che si appresta domani a entrare a Siena, è invece stato in questi tre anni uno dei principali ricercatori che si è dedicato completamente al nostro progetto, alle nostre banche dati. Ricordo che è autore di monografie, ben tre libri, per gran parte dedicati alla tradizione della poesia lirica italiana antica, e tutta questa esperienza, un po' anche nella logica che diceva Francesco appena adesso, l'ha riversata in particolare nella costruzione della banca dati dedicata ai manoscritti di lirica all'interno di Milano. Quindi mi fa piacere che il suo sia l'ultimo dagli interventi. Io parlerò in particolare sulla in parallelo agli interventi precedenti, parlerò del settore italiano del nuovo mirabile, in particolare di quei due repertori che spero vediate indicati nella parte alta dello schermo, quindi del database italiano con i flag delle due banche dati, quella di Lio, progetto sulla lirica italiana di origini, già evocato in apertura di questo pomeriggio, e il repertorio della BAI, biblioteca agiografica italiana, che molti di voi conosceranno perché ha già avuto uscita stampa quasi un decennio fa, nel 2003, e quindi è un repertorio già noto, ma che adesso esordisce in un certo senso. Entrambi questi progetti, non solo la BAI, come dicevo, è già stata pubblicata stampa, entrambi questi progetti hanno una storia lunga alle spalle, e evidentemente non è possibile qui percorrere nei dettagli e raccontare nei dettagli, ma forse è bene, prima parte, anche in parallelo con quello che hanno fatto gli altri che hanno preceduto nell'illustrare anche la francese, in altri progetti, è bene ripercorrere i passi e la prospettiva di ricerca che anima questi due risultati. Per quanto riguarda io, il della lirica italiana di origine è nato con l'obiettivo di costituire un archivio informatico della tradizione testuale della lirica italiana antica, un repertorio che contenga, una banca dati che contenga repertori di autori e testi della poesia italiana antica, naturalmente siamo arrivati all'implementazione di dati su autore e testo fino a Cinema di Storia, fino al 1837, dalle origini della poesia italiana al 1837, e che incroci questo archivio di autori e testi con un'indicazione analitica e ragionata delle attestazioni manoscritte, quindi per ciascun testo, ciascun autore in questa prima fase della poesia italiana antica si offrono le indicazioni delle attestazioni manoscritte. Quindi, come vedete, siamo qui e tocchiamo un po' tutti e due i poli della ricerca che sono state affrontate precedentemente, cioè l'interesse su autori e testi da una parte e l'interesse dei manoscritti. Lo dico perché lo spirito di mio è un po' questo, cioè di incrociare i valori anche della ricerca, risulta proprio dall'incrocio di queste varie sezioni interrelate. E quindi l'uso dello strumento informatico in questo caso costituisce anche un valore aggiunto per conciliare, se si vuole, comunque per mettere a confronto contestualmente le due prospettive di ricerca, fissata ora sul manoscritto e ora sul testo. Come vi dicevo, appunto, ci sono varie sezioni interrelate che sono poi fatte, visualizzabili anche da questa maschera di ricerca che consente la consultazione di questi dati. Vedete, c'è una sezione dedicata agli autori, una ai testi, una ai manoscritti e poi una sezione di fotografia. Alcune di queste già viste nel settore francese, ci sono delle parti comuni. Per far capire un po' meglio forse come si confronta il repertorio, come in che cosa si traduce questo spirito, come dicevo, concentrato su vari aspetti, si può portare una ricerca. E vedere un esempio, per esempio il codice Martelli 12 della Reca Medicina Valenziana, ci vuole un po' di tempo a caricare. Per primo quindi vi mostro una scheda manoscritto, è stata in parte illustrata anche da chi mi ha preceduto sul settore francese, e quindi
abbiamo una scheda dove si descrive il manoscritto, una parte luogo, produzione del codice, la cronologia, tutti i dati protocologici, dal materiale, le foglie, eccetera, eccetera, con un grado di dettaglio variabile, evidentemente, a seconda del testimone esaminato. Quindi citazione di una serie di dati, anche si può andare anche molto in dettaglio, quindi più sintetici. Diciamo c'è anche in bio un settore linguistico per cui si precisa per ogni copista la variante dialettale del copista, e questo è un dato che sarà ricercabile, se abbiamo tempo lo vedremo in ricerca sulla variante dialettale. Un'ultima parte dedicata alla storia del manoscritto, anche qui con vari dati indicizzati, per esempio i nomi dei possessori, i nomi dei copisti, e questi sono quei dati che in una banca dati appunto sono particolarmente interessanti e reagiscono bene all'interrogazione incrociata su più repertori. Per esempio, si trova un copista che ha copiato la parte della lirica e poi ha copiato anche dei testi in volgare italiano e geografia. La ricerca incrociata sull'io e vai ha senso anche in questo, da questo punto di vista. La seconda parte della scheda invece ci permette di vedere un po', come dicevo, in cosa si traduce questa struttura un po' policentrica di lirica. Infatti, in questa parte bassa della scheda si trovano tutti i collegamenti con i testi che sono contenuti in questo manoscritto. Va bene? Sono qui indicati in ordine alfabetico le autore, e se io prendo il testo di Dante, sono un punto della ruota, accedo a una scheda del tipo diverso. Vedete, non è una scheda manoscritto, è una scheda dedicata a questo testo, con i dati che si riferiscono a dati del testo, appunto l'incipit, l'exticit, una serie di dati anche particolareggiati sulla fatti metrici, prosodici, il numero delle stanze, il genere metrico del testo e l'indicazione della bibliografia, nella fattispecie di Ezio. E come vedete, da qui ho di nuovo una lista di collegamenti ai manoscritti, quindi vedete si può passare da una sezione all'altra con l'apertura di finestra. Per esempio, nel corso della ricerca posso essere interessato a un altro dei testimoni di questo testo e quindi cliccando sulla segnatura ottengo la descrizione di quest'altro testimone. Quindi questo è uno dei privilegi del web in un certo senso, cioè di poter passare, di mettere a fuoco progressivamente l'obiettivo della ricerca. Inizio la mia ricerca cercando un determinato manoscritto o chiedendo risposta a una domanda e poi aggiusto il mio obiettivo via via che ottengo. Questo è un punto. Quindi il trattamento, come dire, di testi, scusate, di dati di natura diversa. C'è però una specificità dei canzonieri, che sono manoscritti, certi versi come tutti gli altri, per altri versi hanno delle peculiarità proprie. Per esempio, nello studio dei canzonieri, sappiamo che il numero di testi contenuto è piuttosto alto, è un repertorio sulla lirica, e evidentemente ha l'interesse a schedare ogni singola lirica all'interno del manoscritto. E quindi il risultato della banca dati qual è? Che abbiamo dei manoscritti con associati 200, 500, 1000 testi, 1000 schede testi. E ovviamente tutto questo ha un senso perché, per esempio, è interessante studiare le sequenze dei testi dei manoscritti. Faccio vedere se il sistema reagisce in tempo abbastanza rapido, il codice proprio più ampio, il famoso Tiziano, che contiene più di 500 testi. In questo caso, appunto, ovviamente le attese si moltiplicano perché il codice più ricco di dati, ci vuole più pazienza. E quello prendo per esemplificare un altro tipo di indicizzazione, quella scheda spoglia evocata da Giuseppe Mascherpa, che altro non è che l'indicizzazione puntuale dei contenuti del manoscritto, ovvero sia una sorta di tavola del manoscritto che però mi dia conto anche di alcuni dati contestuali relativi sia al contenuto, ma che non si limita all'identificazione del testo presente nel manoscritto, ma mi forniscono dei dati che quel determinato testo assume nella particolare configurazione che ha nel manoscritto. La rubrica che gli viene premessa, l'incipit, secondo quel determinato variante, l'incipit, premessa nel determinato codice, e così via.
allora appena paga prendiamo. Quindi un sistema, come dicevo, che funziona tramite l'integrazione di un archivio autore testo con un archivio di manuscritto, con vari gradi. Ecco, qui siamo arrivati alla scheda scoglio, una prima sezione riassuntiva generale che dà conto delle principali sezioni, e poi una serie di numeri di sezioni, una per ciascuno dei testi. Vediamo, per essere il numero 10, Guido Cavalcanti, e vedete i dati che quel testo di Guido Cavalcanti ha in quel determinato manoscritto, ossia la rubrica che lo introduce, l'attribuzione e così via. Ovviamente posso qui espandere tutte le sezioni e scorrermi la tavola del manoscritto col testo numero 1, numero 2, numero 3, quelle varie, quei vari dati accessori. Quindi l'integrazione di questi due dati costituisce un po' la base di questo lavoro. Come vi dicevo, attualmente abbiamo implementato l'archivio degli autori fino alle origini, fino a Cina, di storia compreso, e si tratta di circa 200 autori e 3.000 testi, più o meno. Per quanto riguarda l'indicizzazione dei manoscritti, come quello che vi ho fatto vedere adesso, abbiamo attualmente 86 manoscritti di antica, completi e quindi consultabili nella maniera in cui abbiamo visto adesso. Per quanto riguarda la VAI, invece, l'altro repertorio, do qualche numero per far capire anche, come dire, forse abbiamo tempo che avremo il senso di interrogare congiuntamente i due repertori, ma perché i numeri della VAI sono molto diversi da lì, nel senso che è un repertorio che dà pochi dati sul manoscritto, ma che contiene molti manoscritti, ci sono più di 1.000 manoscritti, pensate la grandezza del corpus, però il dato poi relativo, non c'è un grado di analisi assimilabile a quello relativo. E questo può essere anche interessante, può fare ricerche congiunte, può anche vedendo quello che diceva Francesco Santi poco fa, però degli stimoli che le banche dati possono dare per nuove ricerche. Quello che ora però mi premeva sottolineare, visto il contesto, anche vorrei sottolineare alcuni aspetti propri dell'operare sul web, di parlare dei manoscritti e di studiare i manoscritti attraverso le varietà. Dirò ovviamente, richiamerò solamente in modo rapido alcuni punti, magari affrontando su un paio di questi che sono un po' più rilevanti, sono questioni ben note emocionalmente di nuovi. Un punto è quello del lavoro in progress, è stato evocato da tutti che hanno ceduto ed è uno dei vantaggi appunto di lavorare con le varie dati. Anche il nostro repertorio, come ho detto, non è completo e anzi sarà completato nel corso degli anni tramite l'immissione di nuovi dati. E il secondo punto è quello della possibilità di includere sul database dati di natura diversa, esattamente come abbiamo visto. Da una parte dati anche molto analitici sul manoscritto, descrizione, esterna e interna, citazione puntuale dei contenuti, eccetera, dall'altra, ma non alternativa, diciamo, in connessione con questa, l'indicizzazione di testi, di autori e testi, quindi questi dati di natura diversa vengono fatti dialogare all'interno della banca e vengono poi interrogati congiuntamente. Il terzo punto è, questo è abbastanza evidente, l'incremento delle possibilità di ricerca che un sistema del genere garantisce. Penso che più che tanti discorsi valga la complessità di questa maschera di ricerca. Come vedete ci sono alcuni campi primari, ma tutte queste cose, queste voci sono espandite. Vedete che la maschera di ricerca consente un sacco di incroci dettagliati. Mi pare evidente di per sé, le possibilità, paiono evidenti di per sé le possibilità di ricerca di un sistema di questo tipo garantisce. E poi l'ultimo punto che abbiamo visto poco fa, le possibilità di navigazione all'interno del sistema. In sostanza io ho lanciato una ricerca sul codice Martelli 12 all'inizio, senza uscire dal sistema, sono passato un testo di Cavalcanti, di Dante, poi sono stato interessato al manoscritto, cliccato, e quindi sempre restando all'interno del sistema posso navigare attraverso il sistema. Quindi questi sono alcuni punti. Il punto 2 in particolare, quello della possibilità di conciliare, dire, due prospettive diverse, la prospettiva del testo e del manoscritto, se vogliamo dire così, sono state ovviamente trattate molto meglio, come vi sto facendo adesso, proprio in relazione all'io, nei due interventi programmatici, io non ho nato di parte di questo repertorio.
ed è però un aspetto fondamentale del repertorio, perché è quello che in un certo senso tenta di comporre questo duplice approccio allo studio dei canzonieri, no? Dalla parte analisi anche molto puntuali sul singolo esemplare manoscritto, nella sua aspettativa materiale, anche nel suo valore, diciamo, il valore culturale che ha il singolo manoscritto, dall'altra indagine sul testo, magari sulla ricostruzione del testo, anche a fini metodici, insomma. Quindi la possibilità di disporre questi due forme possibili, sia in un senso che nell'altro, nello stesso trattamento, può dare, può essere, diciamo, rilevante. L'altro punto, l'abbiamo visto prima, è quello della peculiarità, diciamo, delle canzoni, detto prima, cioè l'analisi puntuale dei singoli componimenti all'interno della scrittura, insomma, puntuale dei singoli testi all'interno di un singolo manoscritto. Per quanto riguarda l'incremento invece delle possibilità di interrogazione, volevo fare un paio di esempi, se non è troppo tardi, di ricerca congiunta, cioè siccome non è stato fatto in interventi precedenti, perché il settore francese per esempio ha un solo repertorio, quindi anche per il momento non è data la possibilità di incrociare, volevo far vedere magari cosa si intende in ricerca congiunta. Vedete che sono attivi entrambi i flag, quindi sto ricercando sia in bio che in pari, che come vi dicevo hanno dati abbastanza difformi, ma possono trovare una qualche intesa su alcuni campi. Tanto che la VAI, come vi dicevo, il dottor di geografia, nel sistema di mirabile la possiamo consultare da due parti, cioè per quanto riguarda il settore, dire, linguistico, i dati relativi alla lingua, il repertorio, i testi volgari, quindi ha senso interrogarlo in parallelo al fratello, diciamo l'io, che anch'esso si occupa dei testi volgari. D'altro canto, siccome è un repertorio ageografico, ha senso interrogarlo insieme ai repertori ageografici del settore, come vedete, adibito questo tipo di testi. La ricerca che si può fare, le ricerche che si possono fare sono ovviamente di vario tipo. Si potrebbe provare con una ricerca che può dire sul campo scritto, magari dal punto di vista della realizzazione, magari dal punto di vista emiliano. Credo sia stata fatta questa ricerca anche in precedenza su un volgare emiliano. E vediamo, non è una ricerca, penso, particolarmente assurda, perché uno studioso interessato a studiare testi italiani antichi su quella determinata varietà linguistica può essere interessato a vedere sia in poesia che in prosa, per esempio, comunque sia di genere geografico che lì. E come vedete si trovano 17 record, sia in questo caso di la geografia, quindi il repertorio geografico, sia del repertorio della lingua. Vedete la differenza nell'estensione delle schede. Dicevo quello di io più una lingua, che potrebbe essere 40-36, che potrebbe essere 40-36. Quindi questo è un primo livello di interrogazione su un solo campo. Un altro livello di interrogazione può essere invece un po' più complesso, su due campi. Interessato, cioè a rinunciare più campo, quindi mettiamo un intervallo cronologico sul manoscritto e guardiamo quanti sono i codici cartacei, sempre su entrambi i repertori. Bene. Sono 64 record. Posso fare il riscontro. Posso cambiare questo flag e invece vedere nello stesso intervallo i codici membranacei. E ne tengo 77, va bene? Ora non lo faccio qui per non perdere tempo, ma ho fatto la prova per il secolo successivo, cioè per l'intervallo 1351-1450. E cosa, che risultato viene fuori? Vengono fuori 175 codici membranacei e 507 cartacei. Il segno che è cambiato qualcosa, evidentemente, per carità, nessuna novità è un dato ben noto, però qui una indagine quantitativa di questo tipo su dati di un numero anche abbastanza
importante, cominciano a essere significativi per i lavori, possono avere un senso. E poi l'interrogazione invece del singolo repertorio gli potrà eventualmente indicare quanto in genere letterario riferimento incide su questo tipo di interrogazione, vedere quanti sono i canzoni lirici, se per tutte e due i generi o la stessa misura, lo stesso fenomeno, o se invece tanti sono in qualche modo contraddetti. E solo per esemplificare ovviamente le possibilità di incrocio dei dati e dell'interrogazione congiunta. Penso di aver esaurito il tempo a mia disposizione, quindi mi taccio, richiamando solo in conclusione ancora, facendo ancora riferimento sulla professionalità, forse in parte di questi banchi dati che sono in accrescimento, e che però, come vedete, contengono già una mole di dati abbastanza considerevole che permette con sue operazioni che dà dei risultati significativi. Problematizzazione dei nostri archivi.